colui che è in testa sino ad oggi nella classifica generale di Ora o Mai Più, Paolo Vallesi con la maestra Ornella Vanoni. Guardate. Vallesi, tu mi piaci sempre di più. Bravo, 10. È reciproco. Quando c'è una standing ovation bella, spontanea, non puoi andare contro il pubblico, che è l'unico che ha ragione. 10. Bravo Paolino, bravo, bravo. Bravo Paolino. Anche Gigi aveva una bella forza vocale, stavano bene insieme, mi sono piaciuti. Mi sono emozionata perché ha cantato veramente bene. Vedere che si era commossa per questa cosa mi ha fatto particolarmente piacere. Qui è tutto un turbinio di cose che si succedono e sono sempre più belle. Per esempio, io se fa dei concerti quest'estate, magari qualche volta lo prendo con me e faccio fare l'apertura. Tu per me sei. È la prima volta in questa stagione che do un 10. Vero, vero, vero. Bravo, bravo. Sarà che appunto emaniamo qualcosa che è giusto per il pubblico. Per il televoto al primo posto con 10 punti. Paolo Vallesi, il pubblico. Per il televoto gli amici si allertano, ma non solo, si precettano gli amici, sì. Ognuno qui si porta la propria storia. Ti hanno sempre avuto bene, ancora un po', me ne vogliono un po' anche a me. E anche Ondina, perché Ondina è il 10% in più di televoto se sali su. Non c'è il tappo qua. Saluto. Ondina. Salutati, arrivederci. Ondina 04. Abbiamo conosciuto Ondina! Ah, hai portato Ondina alle prove! C'è la vita col cane e la vita senza cane. La vita col cane è più gioiosa, la vita senza cane manca il cane. Insomma. Elegantissima come sempre, Ornella, complimenti. Grazie. Satenne anche questa sera? Come? Satenne anche questa sera? Scusa, cosa ho detto? Ho detto satenne anche stasera. Stasera dico satenne. Satin. Perché se... no, non è satin. Non è satin. No. Ama, anche quando te. Dico che è seta, mi dici che è satin. Quella volta lì, okay. Era satin. Questa non è satin. No, eh? Questo qui è crepe. Crepe. E questo qui è un satin, ma più pesante. Lo vedi? È un satin. Ah, ma ti faccio, ti faccio notare una cosa pazzesca. Sì. Guarda che... Beh, del periodo della moda, cosa c'è tu? È intonato con il colore della. Ah, è vero, hai il calzino intonato con la... Se hai da dire lui qualche cosa. Dillo adesso o mai più. Sì, lo dico pubblicamente che puntata dopo puntata mi sto follemente innamorando della mia coach. Sei bravissima, sei veramente una persona eccezionale, su tutto. Vabbè. Allora, tra l'altro volevo salutare, l'ho visto prima, Mario Lavezzi. Dov'è Mario? Allora, che... Mario è andato via. Ma come è andato via? Ogni volta che devo salutare Mario se ne va. Perché lui sapeva che avrei detto che lui faceva parte dei camaleonti. Ecco. E se n'è andato via proprio prima che io cantassi questa canzone con i camaleonti senza Lavezzi. Ecco. Ma... poi Lavezzi l'ho conosciuto dopo. Ed certo, mio... certo. Grande Mario Lavezzi, che ovviamente grande cantante e grandissimo autore. Che vabbè, visto che sì. Senza rubare tempo, siccome poi è stato tirato in ballo un po' tanto il televoto, sì, non volevo. Sì. Non voglio solo dire niente, voglio solo ringraziare tutti quelli che ci hanno votato fino a oggi, perché per me è una gioia infinita. Quindi si è parlato tanto, però okay. Credo a prescindere da, il pubblico, dal più del ha meno, piacere di votarvi. Per me è un grande piacere, sarebbe brutto dire il contrario. Allora, 1970, quarto posto al Festival di Sanremo nella doppia interpretazione dei Camaleonti e di Ornella Vanoni. Rimane in classifica per più di 3 mesi, è una delle canzoni in assoluto più belle. Eternità, codice 04, in gara Paolo Vallesi con la maestra, la signora Ornella Vanoni. Stare qui hai sapore dell'eternità, dopo aver amato te e ti guardo
resta qui, primo fiore dell'eternità, dopo aver amato te. Sul soffitto passa un angelo per me. Non ti sveglierò. Ora c'è dietro le ciglia chiuse l'eternità, spalanca le tue braccia, io sono qua accanto alla felicità che dorme, per lei vivrò finché ne avrà bisogno. Ci sarò per asciugare le tue lacrime. Codice 04 per Paolo Vallesi con Ornella Maroni, votate maestri, grazie. Era l'ultimo duetto con i maestri e poi cominciano i confronti tra di loro, vi vedono tutti i protagonisti. Vediamo, mancate, allora manca Rettore, Fausto. Rettore non sono, siamo... scusate, no, manca Red, Fausto e Rettore. Ci sta pensando Rettore, ok, Fausto e Red. Ok, e allora parto proprio dal Rettore che ho visto pensierosa, ha aspettato un po' piaciuto, a votare. Si vede la faccia. Non ti è piaciuto? No, forse non era il caso di fare questo pezzo, perché per Vallesi era molto sgraziato. Non era... È la sua voce. Lo so, ma lui quando Red... che è più tecnico di me quando si spiega, quando dice le canzoni personali, intime, poi lui ha cantato senza fine, intimamente, come avrebbe fatto Gino Paoli. Stasera si è dimenticato, per cui gli do un 7. 7. Fausto. Io accetto tutto, noi accettiamo. Non è per a forza. Te. No, no, certo, è la canzone e l'interpretazione perché di Paolo io, Vallesi. Siccome amo Paolo, pretendo di più da lui. Anch'io pretendo sempre di più da lui. Fausto. Allora, diciamo che Paolo, in questo brano, quando tu uscivi, hai una voce possente e forte, e quindi era un po', diciamo, esagerata nei confronti del duetto. Che poi il duetto sappiamo che non c'entra perché Vanoni è la tua coach e certo. Quindi sei tu che devi essere giudicato. Ma è mancato poco al 10, ti ho dato 9. Beh, 9. Da come è ripartito pensavo un po' più basso. Si ispira alla tua. Poi ci sono delle cose magari tecniche, non ci sono mai cambi di tonalità quando facciamo un pezzo, quindi delle volte... sono un po' meno comodo nel fare le cose, ma credo che poi la canzone in fondo ne guadagni, perché a volte è strano cambiare forzatamente per aggiustare, ecco, questo 9 comunque Fausto. Donatella. Orietta, però che capire quello che avevi detto. E ti diamo dopo la mia prefazione che cosa pensavi? Si pensava un voto più basso anch'io. Tipo la Orietta, ti do un bel 6? Sì, allora. Sì, assolutamente, ma me l'aspetto adesso. No. Orietta. Io gli do uno splendido 10. 10! Sono stata coinvolta dalla canzone, da Ornella e anche da lui. Perfetto. Lui quindi... l'ha cantata da maschio. Da maschio. Bene così. Ok. Red. Allora, nella prima parte non siete stati precisissimi. Hai fatto un po' di fatica a entrare ed è giusto il discorso che fa lui, perché lui si è adattato a un'unica tonalità, non hanno certo. Modulato come per esempio abbiamo fatto io e Jessica, no? Che ci siamo scelti due tonalità adatte alle nostre estensioni. Però da metà canzone in poi è stato bellissimo, ma soprattutto sul palco si respirava
un'eleganza da parte della tua coach, che abbracciava, invitava il suo allievo, che è questo lo spirito per cui noi dobbiamo essere qui a lavorare. L'unione. Non per svettare noi, ma per far svettare loro, perché loro devono ripartire. Noi, grazie a Dio, siamo già partiti e continuiamo ad andare. E il voto? 8. 8. Toto. Dunque, la canzone è bellissima. Di chi è l'autore? Bigazzi Cavallaro. Ah, Bigazzi Cavallaro. Mi chiamavo Cavallazzi Vigaro. Sì, per Paolo. Cavallazzo Vigaro. Perché ero talmente in confusione che ho detto, ero molto timida, nessuno mi credete. Ero un bruco strisciante. Voglio solo Cavallazzo e Vigari. Vabbè, stasera c'è di tutto. Il voto? Volevo dire che non era la canzone, secondo me, indicata per Paolo, perché sia le parti basse che le parti alte è entrato con molta voce, diciamo. Okay. Quindi non c'era molto colore. Io ti do un bel, come dice Orietta, bel 8. 8, ok. Bello. Marcella. A me Paolo è molto simpatico, la canzone Non si discute è una delle più belle che ha scritto Bigazzi e ho dato 8. 8 e chiudiamo con i ricchi e poveri. Angela? Allora, noi amiamo molto Ornella e amiamo anche te, perciò insomma un bel 9. 9. E complimenti per la tua bella eleganza, che sei sempre bellissima. 9, 9. Totale, Vado totale. Bene. Totale per Paolo Vallesi 59. Questa sera è più difficile capire chi è in testa o no, perché poi c'è la votazione dei duetti, quindi è particolare, lo scopriremo alla fine. Grazie Paolo, Ornella, vieni. Ti affido alle salde mani del maestro De Amico.